Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Via Grande, siamo in provincia di Catania, benvenuti alla Notte delle Stelle, buonasera. Da Marco Renzi, da questo posto meraviglioso, al pubblico che è qui, potete anche fare un applauso che ci sta, signori, grazie per l'inizio di questa serata di moda, di grande eleganza, una serata estiva, siamo a bordo piscina, siamo immersi nel verde, siamo al Grand Hotel Villa Itria per il gran gala di moda degli atelier del gruppo Airgas. Vorrei presentare la mia collega siciliana, indossa un abito di una delle collezioni di un brand che stasera vedrete sfilare, ma ve lo dirò tra un attimo. Signore e signori, Naima Di Mari. Vieni Naima, vieni, buonasera Naima, percorri il red carpet. Buonasera, come stai? Buonasera Marco, buonasera a questo splendido e meraviglioso pubblico. Io sto bene. Che eleganza! Naima, siamo alle pendici dell'Etna. Tu vivi qui? Tu vivi qui? Io abito un po' più giù di qui. Un po' più in giù? Un po' più verso Catania. Qui siamo un po' più in su. L'Etna è proprio qui, adesso è buio, ma la nostra sinistra. Oggi si è fatto notare, si è fatto sentire, spesso fa notare la sua presenza. Beh, diciamo che quest'anno si è notata molto la sua presenza, anche noi donne soprattutto ci siamo date da fare a pulire tante volte casa, ecco. Un po' di cenere? Un pizzico, sì. Cenere lavica, lo so, abbiamo assistito anche dei racconti, però stasera si sta benissimo, questo posto è molto bello, il Grand Hotel Villa Itria, scelto dagli atelier del gruppo Airgas, da Salvo e Teresa per presentare una parte di quelle che sono le collezioni appunto disponibili nei suoi atelier sposa, sposo e cerimonia.
e adesso accogliamola con un grande applauso. È arrivato l'attesissimo momento, Rosalinda Cannavò. Buonasera a te, Rosalinda. Grazie di essere qui, grazie, grazie a te, Rosalinda. E benvenuta. Buonasera a tutti, grazie mille. Eccoti, grazie. Eccoti. Sta accadendo di tutto, però prima di iniziare questa nostra chiacchierata, che durerà un po' di minuti per soddisfare il nostro e il tuo di pubblico, che è lì in attesa da più di un'ora. Stanno fremendo. Lo so, lo so. Adesso... Tanti, infatti, li voglio ringraziare tutti quanti. Il uno mio per esercito, uno? Tutti, tutti. Un grandissimo esercito. Anche dall'altra parte del mondo. È vero, è vero, ho visto. Brasile, Spagna, Dio, non vorrei dimenticare Brasile, qualcuno. Brasile, tantissimi. Tutti. Possiamo salire su, ti accompagno, certamente. Vieni. Prego, Rosalinda. Fate un applauso per Rosalinda. Rosalinda, Rosalinda Cannavò, finalmente. E intanto vesti ovviamente rigorosamente impero, sei la brand ambassador appunto del brand, del gruppo, del presidente Luigi Auletta, ma prima di iniziare a parlare con te c'è una sorpresa. Io sono emozionato perché ho seguito ogni attimo di quello che è accaduto nella casa più spiata d'Italia, che è la casa del Grande Fratello, che ti ha visto protagonista, grande protagonista di questa edizione particolare per quello che è stato il momento che tutti noi abbiamo vissuto, che in parte ancora stiamo vivendo, non com'era però in quel periodo in cui tu eri in quella casa davvero speciale, e ci dirai anche perché tra un attimo, ma adesso c'è questa sorpresa che ti ha preparato il presidente Luigi Auletta. Guardiamola insieme. Che bello, grazie mille. Poi è sempre un'emozione rivedere. Vero? Le lo è per noi, immagino per te che sei stata protagonista di questa clip, di queste settimane, di questi mesi che hai trascorso, tanti. Sei mesi. L'edizione più lunga della storia del Grande Fratello, e tu sei stata tra le protagoniste sicuramente più amate dal pubblico, lo dimostrano anche i tanti che in questo momento ti seguono, ma che da quando tu sei uscita da quella casa sono state accanto a te, Rosalinda. Intanto com'è stata questa tua presenza, come è arrivata?
Con Impero? Sì. Assolutamente, è arrivata in maniera naturale, anche perché, infatti questa cosa la voglio raccontare, io conoscevo Impero sin da quando ero piccola e ho tantissimi capi di Luigi, di quando ero piccola, dai, suoi, perché amavo già lo stile. Quindi quando è arrivata la sua telefonata io sono stata super felice, anche perché per me è un ricordo dell'infanzia, della appunto adolescenza, quando indossavo tutti i suoi abiti. Durante le prime serate tu indossavi gli abiti di Impero, che si notavano, quindi abiti scelti esclusivamente per te, per questa edizione, durante questi momenti molto appassionanti, devo dire, molto coinvolgenti, anche spesso di tensione. Il momento con Gabriel Garco, che ha avuto forse il momento più alto degli ascolti della televisione del Grande Fratello. Sì, è stato un momento molto emozionante per me, inaspettato, e sicuramente ha segnato anche il mio Grande Fratello. In questa casa ti sei ritrovata, ma ti sei anche innamorata. Eh sì, chi l'avrebbe mai detto? Te l'aspettavi? No. No, ma no, sei entrata con quale presupposto in questa casa? Io sono entrata col presupposto, innanzitutto, di preservare Adua del Vesco. Sono entrata con un nome d'arte. Poi, man mano, ho sentito l'esigenza di liberarmi di quel personaggio e finalmente essere la persona che sono. Quindi mi sono riappropriata del mio nome e ho tolto un po' di scheletri nell'armadio, che poi fondamentalmente ce l'abbiamo tutti, è inutile essere ipocriti. No, è vero, anche perché sei stata sincera, trasparente, vera, per come è giusto che sia, ma non è spesso e non è scontato che sia così. Tu lo sei stata, ti sei piaciuta? Vista dall'esterno ad oggi assolutamente sì, sono fiera del mio Grande Fratello e lo rifarei altre mille volte. E tra i concorrenti, con chi magari hai rapporti e con chi non ne hai più? Guarda, avendo passato 6 mesi all'interno della casa, è normale che instauri dei rapporti molto molto forti, e oltre, vabbè, all'amore che ho trovato con tutti, ho mantenuto dei buonissimi rapporti. Ovviamente poi nella vita i propri impegni, le proprie cose, anche se non ci si vede spesso, però c'è sempre il messaggio, la chiamata, e quindi questo ti fa capire che oltre ad essere un programma televisivo si possono trovare anche delle amicizie e l'amore anche. Rosalinda, tu sei siciliana? Questa è Doc, questa è una notizia bellissima, perché siamo in Sicilia adesso, siamo a Catania, a qualche centinaio di chilometri da Messina. La tua città è proprio Messina? Sì, Messina Sud. Messina, Catania, Sicilia, la tua regione, la tua terra. Come essere qui stasera e avere un pubblico così vasto che ti segue, che ti adora ancora di più proprio in questa terra che ti ha dato i natali poi? Assolutamente, quando ritorno qui è come iniziare nuovamente a respirare, io lo dico sempre. Ho proprio l'esigenza di tornare ogni tot di tempo qui in Sicilia. E Catania la amo, l'ho sempre amata, infatti anche da ragazzina ci venivo spesso. E quindi niente, questo, amo la Sicilia. Amo, amore. Eccolo qua. Parliamo d'amore. Dov'è il tuo amore stasera? Il mio amore è a casa sua, con la sua famiglia, e niente. Ti segue? Mi segue, sempre. Andrea, cos'è che ha fatto scattare quel qualcosa che vi ha fatto innamorare? Guarda, in realtà non so spiegarti cosa, è stato tutto un gioco di sguardi, ci evitavamo, e perché non volevamo cedere, no, a questa energia che c'era tra di noi, e poi tutto è avvenuto in maniera naturale. Siamo molto simili su tanti aspetti, abbiamo gli stessi valori, e io era veramente da tantissimo tempo che non conoscevo una persona così, un uomo a tutti gli effetti. È un grande amore? È un grandissimo amore. Io le farei un applauso, veramente la sua sincerità è straordinaria, ma anche l'essere così vera, l'essere siciliana che ti contraddistingue in tante cose, in tanti tuoi aspetti. Rosalinda, vorrei chiederti ancora delle cose poi su questo brand, perché se parli d'amore, hai trovato l'amore nella casa, hai trovato anche l'amore poi nel tuo outfit, quello che indossi e quello che indosserai. Ho ritrovato, perché come ti ho detto, li ho sempre amati i vestiti di Luigi.
Ecco, cosa che ti ha poi colpito di questi abiti, che ti ha fatto diventare poi la sua testimonial, ad oggi lo sei? Allora, quello che mi colpisce più di questi abiti è il loro romanticismo, che mi rappresenta molto. Infatti in finale avevo un abito rosso bellissimo che ho amato, e quello è l'abito proprio che mi rispecchia. Sei gelosa, Rosalinda? Io no, assolutamente no. Io gelosa? No, no. Per nulla. No, c'è un video insomma che parla un po' di te, ci sono viste delle scene in cui ti sei espressa bene, hai fatto capire il tuo carattere, hai fatto capire quanto ami Andrea, quanto sei gelosa di lui, come lo sei. No, però ci sto lavorando, dai. Perché forse era pure un po' too much. No, però è stato bello. Quello scherzo per noi era uno scherzo, per te no, perché no, guarda, l'hai vissuta male? Io tuttora, se lo vedo, sto male, non puoi capire quanto. Era un periodo super stressante, ero uscita da poco dalla casa, stavo facendo un trasloco, si è messo anche lui, guarda, ero a pezzi. Non lo posso vedere quello scherzo. È andato. Senti, adesso noi torniamo di nuovo allo show, al defilé, la notte delle stelle, qui al Grand Hotel Villa Itria di Via Grande, in provincia di Catania. Vorrei chiamare sul palco Naima Di Mari, che è la mia collega siciliana, anche lei siciliana, ci tiene molto ad incontrarti, a conoscerti, tanto poi ci rivedremo poi tra poco. Non è finita per gli appassionati, per il tuo pubblico, per il tuo esercito. Come ti spieghi questo seguito straniero? Sono in tanti che ti seguono, adesso vedo appunto dal Brasile, dicono che sei una brava cantante, canti anche molto bene. Non lo so, ho colpito e io sono felice di questa cosa. Essendo me stessa, evidentemente ho attirato la loro attenzione e io non posso che essere grata a tutte queste persone che ogni giorno mi dimostrano un sacco di amore. Naima, hai visto? Tu l'hai seguita? Siamo siciliane, Marco, sì, e la gelosia fa parte di noi. Vi appartiene, vi appartiene. È una prerogativa, assolutamente sì. È vero. Tu l'hai seguita al Grande Fratello, Naima? L'ho seguita, la seguo già da tantissimo tempo, la sto seguendo in questi giorni, pre-evento insomma, e vedo anche che in tanti ti hanno mandato dei fiori qui, ti amano tantissimo. Tanti omaggi, è vero. Sì, è vero, la stanza invasa di fiori, grazie mille, veramente. E i fiori che ci sono anche stasera, vorrei Salvo Vitale, proprietario degli atelier del gruppo Ergas, organizzatore della serata, c'è un pensiero piccolo pensiero, lasciamolo piccolino, non so, ecco, ti aiuteremo a portarlo via. Un applauso a Salvo Vitale, la famiglia Vitale, gruppo Ergas Catania. Salvo, grazie mille. Quindi consegna... volevo ringraziare veramente per aver organizzato e avermi anche indicato tante cose e aiutato in questo evento. Grazie a te di essere qua, di aver accettato questo invito. Siamo veramente orgogliosi di averti. Grazie mille. La consegna. Poi è un negozio fantastico. Dei fiori. È vero, lo confermiamo. E poi lavori con gente fantastica, quindi Salvo, confermiamo anche quello. È un bel gruppo straordinario che ti affianca sia in atelier ma durante gli eventi, tutto ciò che voi fate. Prego i tuoi fiori. Grazie. Non so come porterai, dovrai noleggiare un furgone, non lo so. Per portare a casa tutti i tuoi fiori. Quando rientrerai, questo profumo, questo amore che ritroverai nella tua casa con la tua metà, con Andrea. Grazie di essere stata con noi, siamo felicissimi, sei una persona straordinaria, Rosalinda Cannavò. Grazie Rosalinda, grazie a te, grazie. We'll be right back.
Rosalinda Canavò per Impero Couture. La collezione sposa e sposo di Impero 2022. Grazie a tutte e a tutti per questo meraviglioso momento, per la magia di questi abiti, per aver reso ancora più prezioso questo evento che la notte delle stelle. E dal Grand Hotel Villa Itria, ringraziando la direzione e lo staff da Via Grande in provincia di Catania, dalla Sicilia, grazie a Naima Di Mari, grazie a Marco Renzi, buonanotte, ci vediamo presto, abbiamo tanti eventi, tante cose belle da raccontarvi. Ti voglio bene, Marco. Anche noi ti vogliamo bene, vi vogliamo bene. Ci vediamo presto! Ciao a tutti! Grazie da Catania! Figli delle stelle! Na, na, na.